Parlando di sincronizzazione del flash sulla prima o sulla seconda tendina, si rischia sempre di cadere nel classico esempio della nevicata con i fiocchi di neve che paiono cadere dal basso verso l'alto, al posto che dall'alto verso il basso. Questo è un po' uno stereotipo, ma rende molto bene l'idea di quello che succede all'interno di una fotocamera reflex, principalmente, nel momento in cui andiamo a scegliere il momento esatto del lampo. Il funzionamento interno di una fotocamera di tipo analogico o digitale dotata di tendine è più o meno lo stesso nei confronti della generazione del lampo. Bisogna scegliere il momento esatto in cui far partire questo velocissimo impulso elettrico che darà l'illuminazione alla scena. Nel momento in cui l'esposizione viene fatta non solo per il lampo del flash ma anche per l'ambiente, questa scelta ha un impatto diretto sull'immagine finale. Adesso vediamo il perché e soprattutto come regolarlo sulle fotocamere a disposizione. Situazione un po' complicata, siamo in interni, la luce è scarsa o comunque è molto variegata a seconda della posizione in cui ci troviamo, visto che è fornita da farette a tungsteno posizionati sul soffitto e orientati per illuminare zone diverse dell'abitazione. In questo caso probabilmente un colpo di flash lo vorremmo dare, però il colpo di flash va regolato. Abbiamo una Nikon D3002, andiamo a sollevare il flash tramite il pulsante collocato sul lato del corpo macchina. Dobbiamo però dire alla macchina che cosa fare, in che termini? Nei termini, se non altro, di impostare l'attivazione del flash sulla prima o sulla seconda tendina. Chiaramente il flash lavora su frazioni di millesimo di secondo, di conseguenza il momento in cui partirà il lampo è un momento decisivo all'interno di uno scatto che in manuale, in questo caso, abbiamo impostato a un mezzo di secondo circa F4,5. Questo perché comunque di sicuro avremo del mosso da sommare al lampo del flash. Per vedere quale sia la differenza tra l'impostazione sulla prima o sulla seconda tendina, esiste un modo molto semplice, molto empirico, anche se fuori non nevica, visto che l'esempio classico è quello del fiocco di neve che cade dall'alto al basso, dal basso verso l'alto. Possiamo prendere la fotocamera, puntare verso noi stessi ed andare a compiere un rapidissimo movimento rotatorio, di modo che avremo lo sfondo sfocato rispetto al primo piano, in questo caso il fotografo stesso, assolutamente fermo perché illuminato dal lampo del flash. In questo momento abbiamo impostato il flash per lavorare sulla prima tendina, quindi il flash partirà subito, seguito dall'esposizione per il tempo lungo. Proviamo immediatamente, mettiamo a fuoco, è sufficiente compiere un veloce movimento rotatorio e la fotocamera avrà scattato lanciando il primo lampo del flash seguito dal mosso. Andiamo a premere il pulsante di regolazione del flash sul corpo macchina della D3002 di Nikon. Scegliamo di attivare questa volta la seconda tendina. Effettuiamo la stessa operazione. Questa volta abbiamo notato che il lampo del flash, oltre a un primo prelampo, per l'esposizione, viene lanciato al termine dell'esposizione del tempo lungo. Questo causerà la presenza sul fotogramma di mosso, seguito, quindi terminante, con il fermo del flash. Un movimento molto più naturale, però più complesso da gestire proprio perché il lampo non parte subito al momento dello scatto, ma semplicemente alla conclusione dell'esposizione.